Al termine della gara a caldo, il presidente del Lecce Saverio Stic Damiani ha parlato ai nostri microfoni definendo il VAR uno strumento diabolico e ha detto che il Lecce chiederà controlli minuziosi in ogni partita. Il commento della partita dobbiamo farlo doverosamente partendo da questo finale assurdo, è giusto definirlo così? Ma dispiace per la gente che viene allo stadio, per i ragazzi e devo dire anche per noi, no? Visto che qui facciamo quello che lo facciamo, viene fatto per passione dalla società ai tifosi e bisogna sperare che così epiloghi del genere non spengano la passione di tutti quanti noi, né la mia, né quella dei dirigenti e né quella dei tifosi, perché poi il calcio, dicevo prima, ha bisogno di serate in cui può verificarsi una magia come quella di questa sera, no? Che il Lecce in un solo tempo fa 3 gol al Milan che aveva battuto il Paris Saint Germain, il Milan dei campioni. Il calcio ha bisogno, no, di queste favole, con un gol all'ultimo secondo da 35 metri. E se poi si spegne tutto attraverso una ricerca spasmodica del dettaglio, del piccolo pestone, dei piedi che si sfiorano, del polpastrello che sfiora per sbaglio il pallone, sono dinamiche che se vanno cercate al 95esimo dopo un gol del genere, vanno cercate in tutte le partite dal primo all'ultimo minuto, perché avremo partite in cui ci saranno 10 calci di rigore, 50 interventi del VAR. Se questa è la direzione in cui si vuole andare, a me sta pure bene, però si deve fare dal primo all'ultimo minuto in tutte le partite. Se invece si fa così un po' ad arte in determinati momenti cruciali, io sono meno così, sono meno contento. Quello che ho visto stasera non mi è piaciuto, continuo a pensare che, perché sennò dovrei andarmene, no? Se penso che c'è un sistema che compie questi errori volutamente, non ha senso che io resti un solo minuto. Continuo a pensare che sono, come posso dire, situazioni peculiari, però vorrei da oggi in poi, l'ho detto, ogni gol che subirà il Lecce io cercherò che non ci sia nell'azione precedente un pestone di un millimetro come quello che ho visto stasera. Diciamo, da oggi in poi pretendo il diritto di controllare qualsiasi pestone, anche minimo, ogni qualvolta il Lecce subirà un gol. E non per polemica, ma per dire che se o ci si dà un parametro uguale in cui il VAR può intervenire o non può intervenire, o interviene su episodi evidenti, perché se deve spaccare il capello lo deve spaccare, ripeto, in tutte le partite dal primo al 95esimo minuto. È un tema di regola, di regole e non di dietrologia, ecco. Lasciamo per un attimo l'amarezza di questo finale, però la magia il Lecce comunque l'ha regalata a questo stadio gremitissimo, rimontando contro il Milan, mettendo alle strette il Milan dei campioni con una grandissima reazione, un grandissimo secondo tempo. È verissimo, la squadra ha fatto un secondo tempo straordinario, però ecco, faccio un confronto con la partita della Roma. A Roma eravamo al 91esimo in cui stavamo per scrivere una pagina di storia che non abbiamo scritto per delle nostre piccole ingenuità e abbiamo pagato a caro prezzo. Stasera la squadra ha meritato di scrivere una pagina di storia e non la può raccontare per un episodio che, ripeto, mortifica il senso del calcio.